Ciao, segno dell'Acquario, benvenuti e bentornati sul canale Tarocchi Polvere di Stelle. Volevo ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al canale e tutte quelle che passano a dare un'occhiata. Con questo volevo ricordarvi che questi sono video interattivi che quindi non possono rispecchiare con ognuno di voi, che se avete bisogno di vedere la vostra situazione nello specifico, di iscrivermi a Tarocchi polvere di stelle @gmail.com. Detto ciò, andiamo a vedere che energia caratterizza il segno dell'acquario per il mese di aprile. Segno dell'acquario per il mese di aprile. Perfetto. La coscienza, qua c'è qualcosa che deve venire alla luce, qua c'è qualcuno che fa i conti con ciò che ha dato, ciò che ha ricevuto, se quello che ha fatto l'ha fatto bene. Evidentemente qui qualcheduno di voi, questo non vale per tutti, ha giocato anche un po' sporco, questo mi viene da dire. Allora, vediamo per il segno dell'acquario per il mese di aprile, segno dell'acquario mese di aprile, segno dell'acquario mese di aprile. Queste sono scivolate a me, non sono cadute per i fatti loro. Queste sono cadute per i fatti loro. Allora, segno dell'acquario per il mese di aprile. Delle comunicazioni da una persona può essere più grande di voi, comunque una persona matura, quantomeno emotivamente completa. Vediamo. Comunicazioni piccole ma concrete, eh? Molto piccole perché abbiamo un paggio, quindi molto piccole ma importanti. Vediamo, segno dell'acquario. Qua noi ci sentiamo bene, siamo in contatto con la natura e ferme. Siamo in contatto con la natura, sono venute alla luce tutte le cose che dovevano venire fuori. Qui c'è un senso di stabilità dopo tanta sofferenza. Allora, qua mi viene proprio da dire che per alcuni di voi c'è proprio un progredire a livello sentimentale. Qui c'è una forte connessione animica, re di coppe, regina di coppe, 4 di bastoni, il carro, il 3 di coppe, l'asso di coppe. Qui c'è una forte connessione animica, probabilmente è già una persona con cui avete una relazione stabile, una persona che comunque fra alti e bassi abbia creato anche delle sofferenze. Per alcuni di voi ci può essere stato il tradimento, per altri anche la rottura dopo questo tradimento. Non è per tutti. Quindi prendete quello che vi risuona e qui abbiamo un grosso senso di soddisfazione personale. Siamo delle persone che comunque hanno lavorato sodo, abbiamo 2-9. Quindi comunque qui siamo delle persone soddisfatte quantomeno del nostro lavoro, un po' meno magari dei nostri sentimenti, però quantomeno diciamo che le nostre soddisfazioni non sono soddisfazioni personali a scopo cattivo, mettiamola così, non riesco a trovare il termine giusto. Diciamo che qui secondo me è proprio un progredire di cose. Per alcuni di voi c'è stato anche un allontanamento dove c'è stato un controllo dell'altra persona, della situazione, eccetera. Qui per chi è rimasto in coppia, noi abbiamo chiesto in generale, mi è uscito chiaro chiaro l'amore, quindi per
per alcuni anche il lavoro, adesso vediamo. Allora, per quanto riguarda l'amore, direi che qui è una storia che è destinata ad andare avanti. Per alcuni questa storia è stata precedentemente chiusa, comunque c'era una stabilità con questo 4 di bastoni, mi hanno presentato con i festeggiamenti, la casa. Qua direi che c'era una sorta, c'è anche il 10 di coppe, quindi per alcuni di voi qua c'era proprio già una relazione stabile, probabilmente in passato si è chiusa con tanta sofferenza, ma ora è destinata a proseguire. Se ancora non avete visto questa cosa, la vedrete sicuramente nel mese di aprile. Per chi invece non è in coppia, è single, io direi che qua comunque troverà, dopo tanta sofferenza, una persona che, con cui starà bene. Siete due persone, comunque sia, pronte ad amare, due persone pronte ad iniziare qualcosa di nuovo. Con questo carro direi proprio che è una cosa che va proprio spedita. Mi finisce la stesa con questo 3 di coppe, che erano le carte che erano cadute, che ho cercato di mettervi in modo che vedeste tutti. Con questo 3 di coppe comunque c'è una sorta di festeggiamento per alcuni di voi, quindi ci sarà proprio un fidanzamento ufficiale, un matrimonio, quantomeno la richiesta, che secondo me l'aspettate anche da un po', però ripeto, con questo 10 di spade per alcuni c'è stato già un allontanamento e un riavvicinamento. Per chi non c'è già stato un riavvicinamento, questo riavvicinamento ci sarà nel mese di aprile, quindi comunque questo mese di aprile, in base a qual è la vostra situazione, vedrete un progredirsi degli eventi, vedrete proprio gli eventi progredire piano piano. Abbiamo il segno dell'acquario. Per il segno dell'acquario, quali segni sono interessati? Quali segni sono interessati col segno dell'acquario? Il leone, se invece si trattasse di lavoro, perché comunque non l'escludo, qui potrebbe esserci stato comunque un allontanamento, e c'è anche lo scorpione. Potrebbe esserci stato l'allontanamento dovuto all'entrata di un'altra persona, e quindi tra virgolette abbia fatto le scarpe, ma io direi che qua per il mese di aprile potreste essere richiamati sul vostro posto di lavoro, e per chi non è stato allontanato dal posto di lavoro direi che non abbiamo fatto la domanda, direi che comunque il contratto va a rinnovarsi per alcuni, proprio anche contratto a tempo indeterminato. Io qua vedo comunque delle proprio carte di completamento. Scusate, quindi comunque se si trattasse di lavoro, perché qua tutte le strade sono aperte. Vediamo quindi nello specifico per l'amore che cosa succederà al segno dell'acquario. Segno dell'acquario, che cosa succederà nello specifico in amore? Ad aprile, segno dell'acquario, che cosa succederà? Amore, segno dell'acquario. Qua ritorniamo a splendere di luce propria, incominciamo ad essere le persone passionali che siamo sempre state. C'è proprio un cambiamento a livello di relazioni. Delle cose sono ancora un po'. Non vi sono ancora chiare. Ma io direi che qua comunque anche in amore un inizio c'è. Se comunque
lasciando perdere la stesura generale di prima, nel caso in cui foste persone single, c'è un inizio di relazione, c'è molta passione nel mese di aprile. Questo vale sia per i single che per i fidanzati. Ci sarà proprio un cambiamento, quindi comunque io vedo proprio un progredire della relazione. Mi ridicono esattamente quello che mi hanno detto prima. Occhio però per alcuni e non per tutti, occhio se siete single a chi vi relazionate, nel senso che per alcuni di voi la persona con cui vi relazionate è una persona bugiarda, manipolatrice e soprattutto sposata. Quindi, detto ciò, ritornando a quello che avevamo visto prima, ci saranno comunque, sia che si tratta di amore o di lavoro, ci saranno delle progressioni e delle concretizzazioni. Per chi, guardando nello specifico, proprio chiedendo per l'amore specifico, per alcuni mi viene proprio questo cambiamento e quindi questa progressione. Per altri invece mi viene incontri nuovi con persone non del tutto limpide. Quindi occhio ragazzi, voi del segno, ragazze e ragazze del segno dell'acquario. Fatemi sapere se vi siete trovati, se il video ha risuonato con voi. Lasciatemi un like, un commento, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!